Poesia Merenda in arrivo con Carmelo Cossa, il nostro appuntamento con la poesia. Sognare si può, stiamo arrivando con Carmelo Cossa e il nostro appuntamento di poesia a merenda. Fra pochissimo con noi, ora lo vedete, fra poco parlerà. Ed eccoci qua, Sognare si può, buongiorno, stiamo arrivando e non so che cosa devo, dimmi, parlami a questo punto, perché è basso, adesso lo alziamo, avremmo dovuto fare le prove prima, non l'abbiamo fatte ed eccoci qua. E intanto voglio dare il benvenuto a Gabriella, che è già praticamente presente, in ascolto, grazie. È già con noi, attenzione. È già con noi
praticamente voglio mandarle un abbraccione grande grande a lei e al suo papà Alfredo, che è un nostro ammiratore, e lei sa perché io le mando un bacio grande, il doppio rispetto a quella che è, diciamo, la norma, che già lo abbraccio, insomma, sempre. Quindi in più sono contento che tu sia arrivato finalmente. Anche oggi un più di corsa del solito, perché noi, voi lo sapete che il nostro Carmelo Cossa è sempre di corsa, e insomma, però sei qua. Quando arrivo qua mi parlo. Meno male, infatti siamo riusciti a fermarlo, a fermare il nostro Carmelo Cossa, con il quale oggi parleremo come al solito di poesia. Vediamo cosa tirerà fuori dal cilindro quest'oggi per noi, per passare insieme questo sabato di poesia. Intanto, com'è andata la settimana? Oggi c'è il sole. Oggi c'è sole, quindi va bene. Va bene. La settimana è stata un po' più di corsa del solito. Eccoci. Conclusa correndo e non ancora finito, perché dopo devo tornare in ufficio, però... Mannaggia, finché ciao si corre, Lucia! Vuol dire che si sta bene, no? Sì, sì, esatto, finché si corre vuol dire che si sta bene. Voglio mandare un abbraccio grandissimo a Lucia, una carissima amica, e voglio mandare un abbraccio stretto stretto a un'altra amica carissima che si chiama Rachele. Oggi più che mai un abbraccio fortissimo, fortissimo, fortissimo. Allora, cosa mi racconti? Quello che vuoi. Quello che voglio. E allora, intanto, cominciamo col tirar fuori dalla tua dal tuo cilindro ciò che hai già preparato, perché io so che sei arrivato, mi hai detto voglio leggere questa poesia che mi piace. Si chiama Il Mondo. No, non l'ho trovata. Avrei voluto leggerla. Avresti voluto. Io ho capito che invece avevi pensato di portarci. La leggiamo la prossima volta. Va bene, va benissimo. E allora, che invece, che cosa ci vuoi leggere? Da dove vuoi iniziare? Perché inizio, so che ne hai portate un tot, come tuo solito, perché sei ovviamente insomma molto produttivo. Sì. E quindi... specialmente di notte, che non riesco a dormire. Allora esatto, scrivo. Il nostro Carmelo che non riesce a dormire, che questo, devo dire, è un male che ci accomuna in tanti, cioè queste notti facciamo in tanti fatica a dormire, ma Carmelo che cosa fa quando non riesce a dormire? Acchiappa la penna e scrive. E quindi ecco, cosa ci proponi oggi? Per adesso propongo Finalmente. Finalmente, un titolo, una garanzia, ragazzi. No, dipende, lo vediamo dopo che l'ho letto. D'accordo, però insomma il titolo Finalmente sembrerebbe, no? Sì. Positivo. Bene, allora ascoltiamo e poi... commentiamo. Commentiamo, dai. Okay. Finalmente. Dimmi come bruciare ciò che sogno e lo farò. Ma ti prego, non allontanarti, dimmelo. Stanotte ho buttato il groppo che mi strozza e respiro, ma il sogno ritorna come una condanna e uccide. Io e te, donna che mai sei stata mia, abbiamo solo due scelte: nuotare insieme abbracciati alla passione e vivere l'immenso, o affogare da soli nel mare della vita e morire d'amore. Non ti ho mai detto t'amo da morire, ma l'ho sempre fatto per vivere. Mi toccasti l'anima prima di sfiorarmi, e da allora vivo per donarti amore. Ma nelle mie notti insonne, dove sei? Il ricordo della tua voce mi spoglia, il sapore del tuo odore mi annulla, il calore della tua pelle mi brucia, la linfa dei baci che sogno mi nutre, gli occhi si guardano e sfiorano l'anima. E i cuori si cercano, si trovano, si parlano, ascoltano impazziti i loro palpiti, sorridono, si abbracciano e finalmente fanno l'amore. Vedi che questo Finalmente era positivo, lo dicevo io. Intanto mi devi leggere queste poesie con un po' più di voce e con un po' più di energia, perché un Finalmente, insomma, ci porta qualcosa di positivo. Se tu me ne prestassi un po' di voce. No, scherzo.
guarda. Ci riprovo, dai. No, no, è bellissima. Prova ad aumentare il volume. Sì, sì, così anche i nostri ascoltatori ci possono sentire un pochino meglio. Intanto ti porto anche i saluti della nostra dottoressa Stefania Rubatti. Buongiorno, che ci manda buongiorno. Il suo buongiorno a noi e a tutti coloro che ci stanno ascoltando e che ci ascolteranno. Voglio, approfitto, diciamo, di questa piccola pausa per salutare e ringraziare la nostra Laura Mosca, che ci manda i cuoricini. Ciao, Mauro, scusami, Massimo Asti. Ciao Massimo, lui si occupa dei pelosetti, quindi è un pet accompagnatore, sì. e molto altro in realtà, perché lui è un educatore cinofilo. Se io scherzo, lo prendo un po' in giro, ma cioè, perché insomma lo conosco da tanto tempo e lo ringrazio e lo saluto. Mauro Boaretto, Gian Piero Perone, che è un artista, e quindi tutti i nostri amici del mondo dello spettacolo, che insomma speriamo possa ripartire in fretta, anche se qua i colori non ci fanno proprio ben pensare, no? Che da lunedì torniamo arancioni. E dunque, e speriamo che si fermi lì. Sì, e speremmo di tornare gialli, magari anche bianchi. Francesco Murlo, buongiorno, ciao. Gabriella Carmignani, e insomma, e tanti tanti altri che noi abbracciamo tantissimo. E salutiamo, poi andrò a salutarli dopo. Assolutamente, sì. Tra l'altro, a proposito della dottoressa Stefania Rubatti, sì. L'argomento della prossima puntata sarà molto interessante. Tipo? Tipo, io ve la lancio, la lancio solo lì, ma non dico altro. Parleremo della curiosità. E però, insomma, poi vi diremo in che modo. Va bene. Angelo Modica, ciao. Allora, io avevo pensato di fare un regalo ai nostri. Ciao ragazzi, Giuseppe Petraglia ci manda un salutone. Ciao cugino, cugino. Un ciao ragazzi con i punti esclamativi. Grazie, grazie, grazie. Questo entusiasmo ci tira su. Sì. Pensavo di fare un regalo, perché noi nella puntata scorsa abbiamo fatto un saluto molto particolare a Francesco Prisco e ai suoi cari, sì. Ricordandolo nel suo viaggio. Quindi volevo, nell'arco di questa puntata, riproporre una tua poesia che si chiama Io esisto, però questa volta è stata declamata non da Carmelo Cossa, ma da altri. Era una videopoesia e io ho estratto l'audio per condividerla insieme con voi anche oggi. Ora, la mia domanda è: facciamo ascoltare Io esisto o prima leggiamo un'altra puntata, un'altra, perdonami, poesia delle tue del cilindro? Come vuoi, anche perché dopo che le persone ascoltano la declamazione del buon Nino Castorina, poi quando ascoltano me gli viene da piangere. No, scherzo, però. Dai, allora. No. Scherziamo, vabbè, naturalmente. Nino Castorina recitava in un modo... Esatto, insomma... unico. D'altra parte, diamo anche merito a chi questo in qualche modo lo faceva, non dico di mestiere, ma sì. Sì. E quindi... Sì, lo faceva, insomma, per passione. Esatto, e da tanti tanti anni, quindi insomma... è anche un omaggio a lui e alla sua bravura, il sì. fatto di farlo risentire. Allora, leggimi una poesia tu, va? Leggo, mi sembra di aver capito che no, che ma preferisci, la leggiamo dopo. Che preferisci leggere prima tu. È uguale. Cosa hai scelto questa volta per noi? Qui ce n'è una che mi piacerebbe leggere. Forse non ci azzecca nulla con oggi, però è una poesia che stanotte mi batteva lì. E non l'ho scritta stanotte, no? Però ti è rivenuta, è tornata in mente. Sono andato a cercarla e l'ho stampata. Benissimo. E come si intitola questa poesia? Il canto di un soldato. Il canto di un soldato, sono molto curiosa. Quindi ti lascio la parola. Vado. Alla fine di una notte, infilato nel macero di un sogno, svanito e perduto insieme ai miei compagni, mi chiedo perché si debba sparare e uccidere. Il terrore penetra il mio silenzio e le mani, che non vogliono più seminar morte, depongono un fucile e impugnano la penna per scrivere una lettera all'amata.
Amo te la vita e con emozione, alimentata dal tuo amore che porto nell'anima, invoco la pace affinché possa raggiungerti e amarti. Non so se ce la farò, mio fiore non ancora sbocciato, ma in quest'aura di resa e di paura, rossastra come il freddo della pietra su cui siedo, gelida quanto i corpi dei miei compagni dipartiti, prego affinché la guerra scriva la parola fine e io possa regalarti versi che parlano d'amore. Ho paura, ma non permetterò all'orrore di vincere la speranza che un giorno ci ameremo e che gli uomini ritrovino la capacità di indignarsi davanti all'umanità che ha perduto il rispetto per il mondo e per la vita stessa. Affido al cielo questo mio pensiero e prego che porti a te l'amore e la favola che ho nel cuore, alla patria e la libertà di essere ciò che è sempre stata, addio il pianto di questa gente senza vita e agli uomini la capacità di comprendere che di noi, con la violenza, non resterà che un inutile brandello, in cerca di un sorriso che asciughi il pianto e di chi rieda ancora nella vita e nei valori e fugge dalla guerra in cerca d'amore. Allora, c'è da dire che questo è un tema caldo. Io, scusate, ti interrompo, oggi ho voluto leggerla perché secondo me oggi stiamo vivendo una guerra che si combatte non dappertutto con le armi, ma credo che se si combattesse con le armi almeno potremmo guardarla in faccia la realtà. Invece oggi stiamo combattendo una guerra contro non sappiamo chi. Esatto. Effettivamente. Ora hai capito perché ho scelto questa poesia. Ho capito. Prendiamoci una pausa. Quisiera yo contigo baby amanecer, una noche loca yo quiero tener contigo mujer. Dale luz a ti, que todo el mundo te vea. Yo quiero saber lo que tiene esa nena. Que todo el mundo se queda mirando, otra observando y la atención ella está llamando. Dale luz a ti, que todo el mundo te vea. Yo quiero saber lo que tiene esa nena. Que todo el mundo se queda mirando, otra observando y la atención ella está llamando. Me gusta cómo baila solita en la pista, parece que fue sacada de esa de revista. Una mujer así no hay en la conquista, demasiado buena parece materialista. Ella me gusta como quiera y llama la atención solo para que uno la vea. Tu ser tan natural y espectacular, que no he visto otro igual, no se le pueden comparar. No tiene rival, no, no. Dale luz a ti, Edward J. Yo quiero saber, Profesor Sánchez. Todo el mundo se queda mirando. VIP Music Record, no mediocre estudio. Dale luz a ti. Yo quiero saber. Que todo el mundo se queda mirando. Otra observando. Y la atención ella está llamando. Io esisto e non farei rumore se tu ascoltassi il ticchettio di un passo che non c'è più. C'è stato un tempo in cui credevo ancora nel cammino, ora non più. E non starò incollato a un mondo di sorrisi falsi, ad implorare una mano che non c'è, ma aprirò quella porta per cancellare il passato e uscire a vivere il futuro senza far rumore. Questo è un altro giorno, nuovo, mai vissuto. E anche se soffro e non so quando finirà, voglio viverlo finché son vivo, non come un evento da subire, ma come un dono di una vita nuova, come un fiore che mi sboccia fra le mani ogni giorno, senza far rumore. Voglio curarlo prima che, trafitto dagli occhi di un mondo che non vede, sfiorisca. Sfoglierò i desideri e le promesse
e i sogni infranti, cercando un argomento che, nel silenzio della vita che mi batte dentro, attenui la mia sofferenza del dramma che non si attenua, senza far rumore. So che nessuno ascolterà ciò che una volta c'era, ciò che ora sono e ciò che sarò domani. Non sciupirò più il tempo incollato al ricordo di un sorriso falso, ma ne cercherò uno vero in cui specchiarmi, nel desiderio di un passo annodato di parole percepite in sentieri sconosciuti, senza far rumore. Non ozierò sul baratro del tempo, ma ritroverò il coraggio e, senza temere, con la fede fra le mani, accetterò il dramma, sciogliendo i nodi che intralciano la vita. Sono vivo e riprenderò il cammino di un'esistenza in cui nessuno crede. Ma io ti prego, ascolta il silenzio dei miei passi, senza far rumore. Siamo tornati con una poesia meravigliosa e la nostra diretta Facebook. Non si capisce come mai continua a cadere. Non ho parole perché non c'è proprio motivo perché questo accada, ma accade. In ogni caso siamo tornati. Tra l'altro stava provando a ricadere di nuovo, ma è ritornata. Fateci sapere se ci vedete, se ci sentite, perché in quest'ultimo periodo abbiamo, sembra quasi che si sia accanito un po' contro di noi questo Facebook. Anche a me sembra, però insomma, andiamo avanti. Vi abbiamo fatto sentire una poesia che è meravigliosa, che si chiama Io esisto. Io esisto, dedicata a tutti noi che esistiamo, a un concorso meraviglioso che è quello che ha inventato Francesco Prisco, la sezione Wildm di Ottaviano. E con questo facciamo di nuovo un buon viaggio e un abbraccio a tutti i suoi cari. Ciao Francesco. Vi abbraccio anch'io. Torniamo a noi. Volevo solo dire, a proposito ancora di Francesco e di Io esisto, che mi sono sentito con Marilena e la prossima settimana cominceremo a buttare giù il bando per il prossimo concorso Io esisto, perché non possiamo... Certo, lasciarlo, no, esatto. No, assolutamente. Assolutamente. Quindi, ci tenevo a dirlo. E... Certo, continueremo quindi. Io in qualche modo mi sento di ricordarlo, non appena avremo tutte le coordinate, tutte le cose da dire a chi vuole partecipare a questo concorso di poesie, che ormai è diventato, diciamo, come posso dire, sempre più grande, sempre di più grande importanza. Perché ridendo e scherzando sono tanti anni. Sono... 12, 13 forse. No, questa sarà la 13ª edizione. Esatto, quindi. 13 con quella che viene, se non ricordo male, come edizione. Quindi direi che insomma ha fatto tanta strada, tanta ancora ne farà. Torniamo a noi. Torniamo a noi. E che proviamo, dicevo, ad andare avanti. Ovviamente poi io vi metterò anche il link audio della poesia, ci sarà il video per condividere ancora queste emozioni, poesie di poesie a merenda con Carmelo Cossa. E allora, dicevamo, hai letto una poesia molto molto intensa sì, riferita alla guerra vera, ma adesso ne stiamo combattendo una che è altrettanto vera ed è altrettanto più tragica, oserei dire. Assolutamente sì, perché la verità. La stiamo combattendo contro un nemico
invisibile. Esatto, esatto. C'è di nuovo la nostra Stefania, dottoressa, ecco, ci ha riacchiappati, meno male. Siamo caduti. Siamo caduti, ma ci siamo ritirati su, eccoci qua. E Roberto Miciatelli, ciao, Pietro Vicini e Laura e tutte queste persone che ci stanno riacchiappando. Mm-hmm. Abbiate pazienza, ma non abbiamo controllo su questa cosa che... No, cade la linea. Che, sì, non si capisce perché. Ma non si capisce come mai, perché in radio la linea c'è, quindi questo è un mistero che vabbè, poi andremo a chiedere spiegazioni a faccia libero, come lo chiamo io. Ma tornando a noi, appunto, questo momento duro, momento di guerra per certi aspetti, di guerra, sentimenti, sì, di emozioni, di problematiche di vita, di salute e anche economiche, per insomma, c'è un disagio globale in questo momento. È una crisi globale, ti rubo, esatto, la parola, perché è una crisi a tutti i livelli, sociale, economica, di salute, di emotività. Di tutto, effettivamente. E anche tanto, secondo me, di valori. Sì. Per certi aspetti, credo che sia accaduto che alcune situazioni si siano, come dire... alcune emozioni positive si siano accentuate, ma anche tante negative. E quindi, ecco... Ma io avessi dovuto scommettere un anno fa di sti tempi, sarei stato pronto a scommettere che questa pandemia, questo virus, questo, chiamiamolo come meglio crediamo di chiamarlo... Sì? Credevo che avrebbe portato... più consapevolezza, più unione, più umiltà, più sì, io anche contavo molto in un pensiero positivo. Invece sembra che abbia esaltato per le cose peggiori. Esatto, esatto. Però no, non dobbiamo mollare, dobbiamo credere che tutto si riprenderà. E anche il buon senso, e anche l'umiltà, e anche la... il mettere da parte l'odio, la grinta, il rancore, se vogliamo, no? Speriamo, speriamo veramente. Ancora musica.
siamo tornati, non c'è verso di fermarci, mi dispiace, e io lo dico a Facebook, facesse quello che vuole, noi torniamo. O ci sparano o andiamo avanti. E noi andiamo avanti e andiamo anche un pochino più lunghi, perché giustamente ci siamo persi un pochino di tempo. Ci siamo persi un pochino di tempo perché oggi, signori, va così, è un mistero. Però abbiamo parlato di questo momento durissimo che infatti Stefani è arrivata, adesso vi vedo di nuovo. Grazie, ci grazie. Siamo, un salutone, grazie dottoressa Rubatti. Dicevamo, è questo momento molto duro che stiamo attraversando, questa guerra di sentimenti e non solo, insomma, di cattiverie a volte, che per assurdo vengono fuori di più, anche se noi pensavamo che in realtà probabilmente avrebbero dovuto diminuire. Ripeto, no. Non so se si è sentito prima quello che stavo dicendo. Ripetilo, perché non si sa mai, non lo so. Io a marzo scorso sarei stato pronto a scommettere che... Che cosa? Cosa avresti scommesso? Che il periodo che stavamo vivendo, che stavamo appena intraprendendo, il cammino duro, avrebbe portato... L'esaltazione di buoni sentimenti. Ma delle cose buone, delle buone azioni, dei buoni sentimenti, dell'umiltà, dell'integrazione, della collaborazione. Invece, secondo me, ha accentuato l'odio, ha accentuato il rancore. La rabbia, io trovo che ci sia una rabbia feroce in giro. Le persone, sì, io comprendo, sono stanche, sono anche abbattute, spaventate, perché poi la paura è un elemento, sì, secondo me, terribile, una componente terribile. Sì, però... Ciononostante io non credevo arrivassimo a questo punto, sembra che sì, abbia proprio esaltato questa situazione. Sì, però quello che penso io, quello che dico sempre, la paura non aiuta a vivere, la paura aiuta a morire, quindi esatto, non dovremmo aver paura di... E a proposito di questo, vorrei ricordare che il nostro Carmelo Cossa ha scritto qualche anno fa un romanzo bellissimo dal titolo Non aver paura. Quindi quando lui dice non aver paura, ne ha ben donde. Ci ha scritto un tot di pagine e quindi, anzi ve lo consiglio, per chi non l'avesse ancora letto, vi consiglio di leggere Non aver paura. E non solo, dai, mentre che ci siamo oggi, facciamo un breve riepilogo delle ultime cose, anzi no, torniamo indietro. Allora, vabbè, ormai lo diciamo, Non aver paura è Crinali di esistenza, un romanzo e una raccolta poetica, sono gli ultimi lavori di Carmelo Cossa, ma... Prima, Iddu, cosa scrive? Dai, raccontaci dall'inizio. Il primo è una raccolta di poesie che non ho più copie, si intitolava L'essere e poesia. Eccolo. Dopo un anno più o meno uscì il mio primo romanzo dal titolo La voce del silenzio. Anche quello molto bello. 2 anni dopo uscì un romanzo giallo, un noir giallo, che non ha avuto molta fortuna perché... Perché? Il libro era uscito alla fine di marzo e io fui operato al cervello a metà aprile e quindi... Non hai potuto seguire ovviamente la promozione, le presentazioni... Quando mi ripresi dopo un paio d'anni... Ne avevi scritto un altro? No, ma il libro era già invecchiato nel cassetto, diciamo, no? Quindi sì, poi diciamo avevo che... scritto Non aver paura, quindi ho seguito ti quello. Sei, e ti sei concentrato su quello. E l'altro è stato un po' abbandonato. Ma non si sa mai che prima o poi lo riassumeremo, non lo so. Ma perché no? Lo ritireremo fuori dal cassetto dandogli la giusta importanza, che poverino è stato un po' abbandonato. Sì. Voglio mandare un saluto grande ad Alessandro Sacco e a Lucia Chiesa, tutte queste persone che ci stanno riacchiappando. Grazie tantissimo. A tutti, grazie a tutti. Abbiate veramente pazienza. Oggi purtroppo siamo andati a singhiozzo. È andata così. Ci veniva da piangere.
mannaggia. E tornando a noi, mi piacerebbe leggere ancora una poesia. Io ne ho. E lo so che tu sei venuto armato tanti... di tutto punto, per cui... Questa l'ho buttata giù stanotte. Ah, eccola lì. Perché stanotte è stata veramente... Una nottataccia. Insonne. Insonne. Quasi in toto. L'hai passata del tutto sveglio e allora hai pensato bene di... Io ho buttato giù tante cose. Bene, ottimo. Quindi, vado. Prego. Vado. Mi raccomando, una voce bella alta. Ci provo. Ok. Tu che ne sai? No, è il titolo della poesia. Ah, no, io niente, non so niente. E dopo una notte insonne, il dramma arriva insieme all'urlo e all'ansia che non molla. Poi capisco dove sono, mi alzo, mi riprendo e scrivo. Scrivo ciò che sento per non dimenticare, riascolto le mie urla e provo a ricordare. Ma per non rischiare incubi e tormente, ripletto e scrivo ancora. Vuoi sapere cosa manca alla mia vita? Non sento più la primavera. L'odore della pelle, il sapore dell'amore, il gusto di un sospiro, l'affanno del respiro e l'abbraccio che non trovo. Non ho fame e non ho più nemmeno sete, vorrei solo un sorso d'aria pura. Hai capito cosa manca alla mia vita? Mi manca tutto, come il tempo che avevo quando ti regalavo i fiori e tu gioivi, mi abbracciavi e io impazzivo, ti guardavo e ti sciogliavi, ti ricordi? Pensieri poco felici, e questo è verissimo, però insomma noi speriamo, io voglio, nonostante ci troviamo alla vigilia dell'ingresso in zona arancione, voglio pensare che sta arrivando la primavera, sì. E che quindi insomma dovrà pur portarsi via un po' di brutti pensieri, un po' di rabbia, un po' di tutte queste cose pesanti che insomma ci stiamo portando sulle spalle ormai da tanto tempo. Eh sì, ormai è un anno. Esatto, quindi mi auguro che col sole, con la primavera in arrivo, noi possiamo trovare la forza per lasciarci un po' alle spalle questo periodo buio. Siamo buio. Esatto, e soprattutto mi auguro che possiamo trovare un po' di serenità e veramente cercare di essere meno rabbiosi. E non dico arrabbiati, perché tutti siamo sicuramente presi da tanti pensieri, però questo fatto, questa violenza anche verbale che sta circolando, questa violenza psicologica, sì, questa paura, ci fa diventare tutti rabbiosi gli uni contro gli altri. Invece noi abbiamo bisogno realmente di qualcosa che ci tiri su. Che ci tiri su, perché secondo me siamo tutti nella stessa barca. Nel poi. Vortice che secondo me tante persone, troppe persone sono o siamo, mi ci metto anch'io perché non ma voglio certo sembrare diverso dagli altri. Ma siamo tutti. E oggigiorno si è sempre più convinti che non è mai colpa nostra, è sempre colpa degli altri. Beh, è colpa di tante persone, sento tante persone che dicono la società in cui viviamo non ci permette di... No, ma siamo noi la società. Esatto, quindi dobbiamo magari assumerci un pochino più le nostre responsabilità e magari sforzarci un briciolino di fare del nostro meglio. Esatto. Per metterci una parola buona anziché aizzare magari e creare ancora più odio che non ne abbiamo veramente bisogno. Anziché soffiare sul fuoco si potrebbe... Esatto, cercare di buttarci un po' d'acqua. Basterebbe solo non soffiare. Almeno, sarei già contento. No? Sarebbe già qualcosa. Senti, siamo in chiusura direi ormai, però vorrei chiederti questo. Noi andiamo incontro all'8 marzo, perché prima della primavera arriverà questo giorno in cui in qualche modo dovremo fare i conti con un ricordo,
A me non piace chiamarla festa, no, perché l'8 perché marzo è una ricorrenza, non è assolutamente una festa. Per cui in occasione, diciamo, di questa ricorrenza, io mi sono già preparato. Tu ti sei portato avanti, ma non per oggi. E no, certo, volevo infatti annunciare, eccola qua, infatti Stefania dice pensieri positivi. Grazie, sì, dottoressa. Grazie. Sì, abbiamo bisogno di questo, esatto, sì. Abbiamo bisogno di pensieri positivi che ci portino un po' di sorriso, un po' di energia, anche se chiaramente ci sono alti e bassi nelle vite. E un po' di convinzione di potercelo fare, perché dobbiamo farcela. Assolutamente. Non possiamo soccombere a nulla, non dobbiamo. Assolutamente, non dobbiamo. Sì, concordo assolutamente. Quindi, con queste parole ci diamo appuntamento alla prossima puntata, in cui il soggetto sarà la donna. Sì. E insomma, vedremo come affrontare questa puntata con testi, con poesie e anche magari con i vostri contributi a proposito della donna, sperando di poter portare anche qui delle emozioni positive. Ripeto, non è una festa, è una ricorrenza, che tra l'altro noi dovremmo ricordare ogni giorno, il rispetto, non sicuramente solo in una certa data, però diciamo in quel giorno lì ci ricordiamo di ricordare, ci a ricordiamo tutti di ricordare, sì, che bisogna avere rispetto. Sì. Senti, concordo. Vuoi leggere al volo ancora una poesia, visto che questa puntata è stata poesia, un po', come dire, ballerina? Prima di salutarci e ringraziare tutti per essere stati con noi, nonostante questa, diciamo, questa problematica un pochino ballerina con la linea. Quindi grazie. Vado con questo. Perfetto, leggici il titolo. Forse. 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 Prego. Forse. Forse. Non è mai partito quel treno su cui avevo spedito la fine di un'illusione. È ancora lì quel bagaglio che impedisce al mio presente di far leva sul passato e proiettarmi nel futuro. Devo disfarmi di quel carico e partire per raggiungere l'amore che amerò nel tempo che mi resta. Ma quel bagaglio pesa più del mondo e forse non ho più la forza di portarlo. Sono passati i giorni e i mesi, passeranno le stagioni e gli anni, ma non voglio più restare fermo ad accudire un passato che non passa. Devo raggiungere la meta. So che è lontana, ma la cercherò per non morire dentro. E anche se il mio passo sarà incerto, anche se la strada sarà irta e buia, anche se la mia mente sarà confusa e stanca, ritroverò quel volto mai dimenticato e quella voglia mai aperta e quella valigia mai aperta per custodire un amore di quel tempo ormai andato ma mai dimenticato. Forse il mio sogno l'ha spazzato il vento, ma anche se scrivere è un atto di coraggio, non ho paura di guardare il mondo in faccia e, perseguendo amore, fede e sogni nuovi, sono certo che la vita sarà ancora viva e che il viaggio sarà ancora straordinario. Wow. Grazie a tutti. Prima di salutarvi tutti quanti e ringraziarvi per essere stati con noi, voglio fare alcuni saluti particolari. Voglio salutare Rosita Panetta, Franco Cirelli, Paolo Padoan, perché loro ci dicono, ci mandano il loro saluto. Paolo ci dice: odio genera odio. E Rosita Panetta ci dice: d'accordo con voi, non è una festa ma una ricorrenza, sì, nella speranza che un giorno non ci siano più femminicidi. 8 marzo tutto l'anno, è, sì, d'accordo con noi. Franco Cirelli ci dice: forse. Mario Di Cristofaro, Bruno Tucci, Francesco Murlo e veramente tante persone che ci hanno seguito nonostante tutto. L'appuntamento è per il prossimo sabato, con un argomento che scotta, con una ricorrenza che scotta, nella speranza realmente che certe situazioni non si ripetano più. Ripetano più. Grazie a tutti, ciao a tutti. Grazie Carmelo Cossa, Poesia Merenda torna sabato prossimo ore 16. Ciao. Ciao.